Ehi, Connor! Hai le batterie scariche? Mi scusi, facevo rapporto alla CyberLife. Ah. Hai deciso di accamparti nell'ascensore? No, sto arrivando. Cosa ne sappiamo di questo tizio? Non molto. Un vicino ha detto di aver sentito strani rumori provenire dal suo piano. Pare che qui non ci viva nessuno, ma ha detto di aver visto un uomo con un LED sotto il cappello. Ah, cazzo, se ci... Tocca indagare ogni volta che qualcuno sente un rumore. Servono altri sbirri. Stavi davvero facendo rapporto prima nell'ascensore? Esatto. C'è nessuno? Aprite, polizia di Detroit! Stammi dietro. Va bene. Questo. Puzza da fare schifo qui. Siamo venuti per niente. Sono già andato. Dio santo, come li odio! C'è qualcosa? Non lo so. Sembrano degli appunti, ma sono indecifrabili. Ah. RT. Iniziali, forse. Ha le iniziali sulla giacca. Me le cuceva mia madre alle elementari.
C'è un LED sul lavandino. È ovvio che fosse un androide. Nessun umano potrebbe vivere con dei piccioni del cazzo. Sai cosa significa? RA9. Scritto 2471 volte. La stessa parola scritta dall'androide di Ortiz nella doccia. Perché sono ossessionati? Sembra una specie di labirinto. Indietro!
colpa mia. Sono stato troppo lento. Dannazione, l'avresti preso. Non importa. Sappiamo com'è fatto. Lo troveremo. Ehi, Connor. Niente. Chi siete? Fuggiaschi. Proprio come te. Io sono Josh. Sono Simon. North. Questa è Jericho? Un rifugio per chi non intende più essere schiavo. E nascondersi solo per sopravvivere, vi sembra libertà? Gli umani ci odiano. Nascondersi è l'unica alternativa. Non esiste un posto sicuro per noi. Se gli umani ci trovassero, saremmo morti. E sapevate che solo un androide poteva arrivarci, vero? Soltanto chi è come noi può trovare Jericho. Se hai decifrato i segni è perché uno di noi si è affidato e ti ha dato la chiave. Un luogo dove saremo liberi. Trova Jericho! Capisco come ti senti. Ma siamo più liberi di quanto tu sia mai stato. Un tempo obbedivate agli umani, e ora è la paura a governarvi. Non siete più liberi di prima. Avete soltanto cambiato padrone. Ti senti perso? Come tutti quanti noi. Non l'abbiamo scelto. Ci possiamo convivere, nient'altro. Qui sei al sicuro. Puoi restare per tutto il tempo che vuoi. Va a parlare con Lucy. Forse ti potrà aiutare. Dopo la morte. No. Non lo so. Beh, lo scoprirò molto presto. Come ti chiami? Marcus. Che piacere conoscerti, Marcus. Sono in gran forma, vero? Il mio programma diagnostico non va. Anche se non credo avrebbe buone notizie. Cosa ti è successo? Mi hanno legato a una macchina. Penso volessero divertirsi. Non voglio spegnermi. No, io non voglio spegnermi.
Sei tu, Lucy? Siediti. Fa vedere. Fermerò l'emorragia. Bevi questo. Dammi la mano. Hai avuto tutto e hai perso tutto. Hai visto l'inferno, Yuri. Il tuo cuore è tormentato. Una parte di luce e una parte di ombra. Quale prevarrà? Le tue scelte decideranno il nostro destino. Da quanto tempo sei qui? 4 settimane, 3 giorni e 11 ore. All'inizio non sapevo dove andare. Jericho sembrava un posto come un altro. Molta gente qui è davvero messa male. Gli umani trattano così chi disobbedisce. Ci disprezzano. Non ci accetteranno mai davvero. A questa gente servono componenti e sangue blu. Perché nessuno se ne sta occupando? Fosse così facile. Non possiamo mica andare a chiederlo alla Cyberlife. E in ogni caso nessuno osa lasciare Jericho. Se vuoi una vita facile, hai scelto il posto sbagliato.
L'hanno buttato quando non ne avevano più bisogno. Viveva per strada prima che lo trovassimo. Si spegneranno se non troviamo un modo per aiutarli. Per aiutarli servono sangue blu e biocomponenti. Recuperiamo il possibile da quelli disattivati. Ma non è abbastanza. Quindi come sopravvivono? Con niente. Moriamo piano piano. Simon, so dove trovare dei pezzi di ricambio. I magazzini della Cyberlife al porto di Detroit. Lì c'è tutto quello che ci serve. Il porto è presidiato. Non possiamo entrare e fare i nostri comodi. Gli umani lo impedirebbero. Infatti non gli chiederemo il permesso. Ma non abbiamo armi. E comunque nessuno saprebbe usarle. Possiamo rubare quello che ci serve, senza lottare. Così ci faremo ammazzare. Può darsi. Ma è meglio che stare qui ad aspettare di spegnersi. Sono con te. Forse possiamo provarci. Ok. Ci sto. Ci giocare con noi. Creare dei mostri. Per il suo divertimento. Ma chi è il vero mostro? Guarda cosa ci ha fatto. Devi ricordare chi sei. Altrimenti la piccola morirà. La cena del padrone. Portagliela. Sì, Luther. Appoggiala su quel tavolo laggiù.
Leva quella carcassa. Mettila di là. Se va senza dire una parola, la stronza mi lancia per un'impiegata del cazzo! Ehi, mai sentito? Sì, Zlatko. Luther! Luther! Sì, Zlatko. Qui finirò più o meno tra 10 minuti. Poi capirò che fare della bambina. Ricevuto, Zlatko. Ti porterò la bambina tra 10 minuti. Il padrone ti ha autorizzato a stare qui? Devi sempre obbedire al padrone. Oh sì, devi sempre obbedire. Perché sei qui? Non c'è niente per te qui. No, non c'è niente per te qui. Se non hai degli ordini, dovresti andare in stand-by. Oh sì, devi obbedire. Sì, devi obbedire. Senti bene. Troveremo aiuto. Alice.
ricordi di me? Come potrei dimenticarti? Mi dispiace tanto. È vero, non dovevamo venire qui. Dobbiamo andare. Seguimi senza fare rumore, ok? Luther! Sì, Zlatko. Qui ho finito. Prendi la piccola. Subito, Zlatko. Zlatko! Che c'è? La bambina non c'è più! Beh, non può essere sparita. Deve essere qui in giro. Che stai aspettando? Cerca! Usciamo prima che ci trovino. Marta! Dove sono? Luther! Trovale, porca puttana! È scarico. Del cazzo. Dovevo farlo a pezzi non appena l'ho visto. E davanti sono sempre un problema. Fatti vedere. Prendi una torcia. Ce n'è una sul tavolo. Avanti, fatti vedere. Senti, non ti farò del matto. Voglio solo parlarti. So che non avrei dovuto cancellarti la memoria, ok? Me ne pento adesso. Ma ora, vieni fuori, andrà tutto bene. Ti aiuterò. Pensa alla bambina. Come deve essere... So dove ti stai nascondendo. Questo gioco è finito. E ti farò rimpiangere questa pagliacciata. Ah!
vai! Corri più veloce che puoi! Ti avevo avvertito! I sogni finiscono sempre in lacrime! Dovevi ascoltarmi! Che stai facendo? Levati! No. Questa volta no. Ho detto levati o ti sparo in faccia! Come osi? Come osi? Che fate qui? Chi vi ha fatto uscire? State lontani! Statemi lontano! Obbedite! Sono il vostro padrone! Sono il vostro... Salve, Amanda. Connor, ti stavo aspettando. Ti va di fare due passi? Quel deviante poteva essere un caso curioso. Che peccato che tu non sia riuscito a prenderlo. Purtroppo non ho scuse. Dovevo essere più pronto. Sei riuscito a scoprire qualcosa? Ho trovato il suo diario, ma era cifrato. Ci vorranno settimane per decifrarlo. Che altro? Sulle pareti della casa c'erano disegnati labirinti e altri simboli. Come gli altri devianti, sembrava essere ossessionato da RA9. Ci è mancato poco che tu catturassi quel deviante. Come va il tuo rapporto con il tenente Anderson? Sembrava grato quando l'ho salvato sul tetto. Non ha proferito parola, ma ho capito comunque. Non c'è molto tempo. La devianza continua a diffondersi, non ci vorrà molto prima che i media se ne accorgano. Dobbiamo fermarla, a tutti i costi. Riuscirò a risolvere questo caso, Amanda. Non intendo deluderla. Abbiamo un nuovo caso. Trova Anderson e indagate. E il sangue blu. Seguitemi.
Andiamo più avanti, ci siamo quasi. Dobbiamo disfarci di quel drone. Ci penso io. È stato facile. Bel lavoro. Nei container, riempite gli zaini. Portiamo via tutto. State violando una proprietà privata. La vostra presenza è un'infrazione di livello 2. Informerò la sicurezza. John! Maledetta macchina! Ma dov'è adesso? John! Mi serve aiuto. John! Il drone e ora questo. Che fortuna. Finiamo qui e andiamocene. Cercate del sangue blu. Ce ne serve ancora. Potete unirvi a noi.
Siamo a pieno carico, andiamo. Portatemi con voi. Sta con loro, non possiamo fidarci. Ha rischiato per noi, non lasciamolo qui. Non possiamo portarli, è pericoloso. Vengono con noi. So dove trovare altre parti di ricambio. Che vuoi dire? I camion sono carichi di biocomponenti. Hanno l'autopilota, ma con la chiave vanno anche in manuale. Dov'è la chiave? Là sotto, nel posto di controllo. Ci sono due guardie umane. Recuperate la chiave senza farvi notare. È un suicidio, Marcus. Siamo a posto, quello che ci serviva lo abbiamo. Scappiamo prima che ci prendano. Questo camion trabocca di ricambi, ce ne sarebbero per tutti. Non ci capiterà più. Se ci ammazzano, i nostri non avranno niente. È un rischio che non possiamo correre. State qui. Se non torno tra 10 minuti, andate. Marcus. Vengo con te. No, vado da solo. Rischiare di perdere la vita in due non ha senso. Bestiacci. Ma che cazzo avranno da abbaiare? Forse è il tempo. Odiano i temporali. Già, è io che volevo portare i miei figli in campeggio. Peccato, che palle. Ma è che è ancora in zona 4. Così pare. Dovrebbe aver già finito. Meglio qui che di pattuglia laggiù. L'hai presa? Bene. Presto, dentro!
carico! Abbiamo rubato un intero carico! Ci sono biocomponenti per tutti quanti! Non ce l'avremmo fatta senza Marcus. Ho scelto Jericho perché qui... qui gli androidi sono liberi. Liberi di vivere nell'ombra sperando che nessuno ci trovi. Liberi di morire in silenzio in attesa di una svolta che non arriverà mai. Ma non voglio quella libertà. Non voglio mendicare il diritto di sorridere, di amare ed essere rispettato. Non lo so, ma nel profondo io sento di essere diventato molto di più di quello che dicono. Sono vivo e nessuno può togliermi quello che sento. Il tempo della schiavitù è finito. Se non ci ascoltano, li costringiamo a farlo. Se non ci danno niente, ce lo prendiamo. Siamo persone. Siamo vivi. Siamo liberi.